Max Dalle Sasse, curatore della mostra espositiva Container 01, Eccolo. primissima edizione, anteprima diciamo di quello che potrà essere anche la mostra espositiva nel corso dei prossimi anni. Quest'anno abbiamo portato quattro studi ad esporre. La mostra coinvolge studi provenienti da Torino, Monza, Genova e Roma. A ogni studio è stato consegnato un container interpretato come una scatola vuota, un contenitore all'interno del quale possano esprimere liberamente la propria idea di interior design in un contesto evocativo come il container simbolo del viaggio, e quindi all'interno del quale possono esprimere una loro fase di ricerca e sperimentazione libera dalle costrizioni della progettazione al quale spesso siamo costretti, legati alla filiera commerciale. E noi siamo di Soga Studio e siamo qua insieme a altre due, siamo in tre in totale in questo progetto. La nostra parte Soga Studio, noi facciamo tappeti su misura, poi c'è Rossa, che Rossa è un'illustratrice che fa i disegni su cui noi poi lavoriamo, e poi c'è anche Forma Studio, che è lo studio di design di interni, che ha pensato un po' tutto questo concetto che ci mette a tutti insieme. Allora, qua in questo container, dall'inizio, dalla Design Week, abbiamo iniziato a lavorare su un tappeto, e l'idea, il concetto che si lavora qua è quello della trasformazione, quella trasformazione che ti porta dal passato al futuro. Il container vuole far vedere un po' quello. Si parte dal passato con un container che viaggia non solo fisicamente ma nel tempo, e dentro succedono le cose che fanno che quello che parte non è uguale a quello che arriva. Allora, noi abbiamo iniziato senza il tappeto là in fondo e arriveremmo all'ultimo giorno col tappeto pronto. Il tappeto è finito. Facciamo tappeti su misura, personalizzati normalmente, lavoriamo con lana, diversi tipi di lana, acrilica, cotone, pecora. Facciamo arazzi, tappeti, qualche mobili piccoli come quelli sgabelli che si vedono là, mini tappeti. Abitiamo a Monza e siamo veramente felici di partecipare di questa Design Week a Genova. Sono Simone Gherardi, fondatore dello studio di architettura Circolo A di Genova, e per questa edizione della Design Week abbiamo proposto questo container dal titolo Contrasti emozionali, apice abisso, un viaggio esplorando gli opposti. Questo container è stato fatto in collaborazione con De Bernardis Arredamenti e insieme a Nick Art Factory e all'artista Pika Pika Pika. Quello che abbiamo voluto fare è stato dividere il container proprio fisicamente in due parti. La prima parte, una parte che rispecchia la nostra tranquillità, la nostra parte di felicità, e una seconda parte del container completamente nera, che è un pochino la parte più triste di noi, dove possiamo in un qualche modo andare a pensare, avere tutti quei momenti più cupi. Perché noi siamo un mix tra felicità e tristezza e dobbiamo imparare a convivere con queste due sensazioni. Come si può vedere,
anche all'interno della parte felice c'è un minimo di tristezza, ed è dalla piastrella nera, oppure nella parte più cupa abbiamo un faro, una speranza, e anche in questo caso una piastrella che va in qualche modo a ricordarci che anche nei momenti di tristezza possiamo trovare della felicità. Siamo dello studio Innen Studio di Roma, io Fabio Contini, Elena De Angelis, Max Battaglia. Abbiamo allestito per la Design Week il nostro container dal titolo Archivio Intimo, e abbiamo lavorato sulle emozioni che l'interior design può dare all'interno degli spazi. Il container è diviso in due grandi tipologie: la parte iniziale, che è aperta, accessibile, mentre quella centrale è un nucleo chiuso, accessibile soltanto, diciamo così, all'interior design. È uno spazio, come dire, una macchina estetica. Lo spazio che vedete qui davanti ha due pareti: una parete che racconta le abitazioni che abbiamo ristrutturato prima di essere ristrutturate, che hanno una sorta di traccia della presenza dell'uomo, della famiglia, delle persone, e che mantengono un'assenza di intimità in questo caso. E ci piaceva far notare che questa assenza è comunque un elemento decorativo. Il nostro punto di riferimento è sempre un interior design dove non si dimentica il tema decorativo come narrazione, come racconto. Da questo lato abbiamo invece il nostro processo creativo, che parte anche dalle essenze, dalle linfe, dei fiori, attraverso anche il lavoro di un artista che si chiama Gaetano De Crecchio, che ha lavorato con la clorofilla e la realizzazione di processi di stampa anche antichi, arcaici, come l'antotipia. E qui abbiamo un racconto di prodotti. Per esempio, questo è un fiore che ha delle caratteristiche, è stato stampato fisicamente sopra la carta, rilasciando i suoi succhi, che poi diventano, attraverso il nostro processo, elementi palette, elementi geometrici decorativi, e questi si trasferiscono. Si possono trasferire negli interni attraverso i materiali. Un esempio è la carta da parati del nucleo centrale, stampata su carta da parati in fibra di vetro, e la parte interna è un gioco che abbiamo voluto inserire con dei colori che raccontano i principali aromi che passano dal tè al caffè, e che possono essere motivi di racconto di un interno. Piuttosto che parlare di stili, parliamo di carattere.